Quando il razzo Ariane 6 verrà lanciato nello spazio, Piacenza potrà dire «Io c'ero». Nello stabilimento della Jobs, azienda leader nella produzione di macchine e utensili, si guarda al futuro, passando dal cielo, con la realizzazione di componenti di aerei, allo spazio, con la lavorazione di sistemi complessi per l'affascinante scoperta dell'universo. Ariane 6 è il lanciatore autorizzato dall'Agenzia Spaziale Europea e sviluppato da Airbus Safran Launchers. Quando verrà completato, sarà il più nuovo membro della famiglia di lanciatori Ariane. Il lancio inaugurale è previsto nel 2020, 13 gli stati che partecipano al progetto. Una sfida ad alta quota, alla quale prende parte anche l'azienda piacentina che sta sviluppando un progetto chiavi in mano per una fase completa di lavorazione del lanciatore. Se oggi uno viene a vedere il nostro stabilimento, vede almeno tre macchine che rappresentano più del 50% del fatturato di quest'anno, che non è più neanche aero ma è space. Il lanciatore fatto da Airbus, il lanciatore Ariane 6, che lancerà nei prossimi anni satelliti nello spazio, ed un progetto estremamente complesso. Un'altra macchina che realizzerà i satelliti invece, e una terza macchina che andrà a realizzare le navicelle spaziali per un importante paese. Quindi sono tutte cose estremamente innovative rivolte verso lo spazio. Tre progetti insieme valgono una ventina di milioni. Quanto durano? Da noi i tempi sono sempre maledettamente corti, per fortuna li stiamo rispettando, quindi siamo on time, si dice, nel rispetto di questi progetti. Un altro degli elementi che rende più bello il gioco è proprio quello di fare cose molto complesse e nuove in tempi sempre più ristretti. Stiamo parlando di un anno e mezzo, due anni, non di più come tempi. Alla Jobs lavorano 220 persone. L'azienda ovviamente guarda con favore a quelle figure altamente specializzate come ingegneri e esperti di tecnologie digitali che molto spesso sono richiesti all'estero. Martedì scorso se n'è andato uno dei fondatori, Armando Corsi, che insieme ad altri tre imprenditori partì da una cantina con un robot, un'azienda nata con l'innovazione nel sangue che conferma la sua vocazione a distanza di decenni.